Ciao carissimi e bentornati su Come realizzare tutos ed un nuovo video, un video XXL. Ho qui il mio uncinetto XXL e mi sono procurata lana grossissima, e cioè la Mohair Big, così si chiama, di Wolle Rödl. È fatta di 40% poliacrilico, 30% lana mohair e 30% poliamide. È lunga 90 metri con un peso di 150 grammi. È un gomitolo enorme, si lavora con uncinetto numero 20, è esattamente quello che userò io. È la prima volta che uso lana così grossa per fare una sciarpa. Qui abbiamo l'inizio, vediamo se trovo anche la fine del gomitolo. Meglio iniziare con quella, così il gomitolo non saltella di là e di qua. Eccolo. Faccio una sciarpa molto semplice. Inizio con delle catenelle e poi continuo con punti bassi. Faccio una sciarpa a tubo. Le prime catenelle sono enormi, come vedete. Ah sì, il colore si chiama... Non c'è scritto, c'è solo un numero come referenza. Rosa scuro lo chiamerei. Ho qui delle catenelle veramente soffici, con una lunghezza di 140 cm più o meno. La metto sul tavolo facendo attenzione che non sia torta o girata. È facile, è tutto molto grande. Entro nella prima catenella qui. C'è il gomitolo, filo sulle dita e lo vado a prendere. Ora prendo una catenella per l'altezza e inizio a fare punti bassi. Entro, vado a prendere il filo, passo e chiudo il primo punto basso. E ora continuerò così. Prima però marco questo punto qui, perché farò delle spirali e così so dove ho iniziato. Ecco fatto. La sposto con ogni fila che faccio in più e continuo con i punti bassi. Ora ho finito un giro intero e vedete già quanto è largo, morbidissimo. Qui ho la mia marcatura, qui c'è anche la catenella che avevo fatto, la tralascio, entro nel prossimo punto, tiro via la spilla. E faccio subito il prossimo punto basso. Rimetto la spilla. Ora solo per aiutarmi a capire quando ho finito un altro giro. Al prossimo giro di nuovo la tolgo, faccio il punto basso e la rimetto. Continuo con punti bassi. Dopo 6 giri ho già una bella altezza, è super morbido, mi piace un sacco. Ora per concludere faccio un altro giro con punti bassissimi, giusto per stabilizzare la parte sopra. T
tolgo la spilla, entro nel punto, prendo il filo, lo passo direttamente attraverso il cappio e così faccio tutto l'ultimo giro. Ho fatto un giro intero. Ora taglio il filo e lo tiro fuori. Poi faccio un piccolo trucco. Prendo un uncinetto più piccolo, è più facile entrare nel punto qui. Entro nel primo punto bassissimo qui, vado a prendere il filo e lo faccio tornare nel punto da dove esce. E così ora posso ricucire bene il filo sia all'inizio che alla fine. E così la mia sciarpa XXL morbida con i punti XXL è pronta. Spero vi sia piaciuto il video e che vi siate divertiti. Se è così, lasciatemi un like. Forse volete iscrivervi al mio canale, basta cliccare su iscriviti qui sotto e sulla campanella. Così non vi perdete più nessun nuovo video. Ci vediamo qui la prossima volta. Ciao!